Giornata molto 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 figa quella di oggi, non tanto per il solito viaggio in elettrico che comunque secondo me sarà interessante con la Tesla Model Y, la prima realizzata a Berlino, la performance, ma perché si va a Imola a girare con qualche bombardone della MG e tra l'altro ci sarà anche una bella sorpresa. Nel frattempo però io sono uno di quelli che si emoziona ancora per questi ferri, 16 valvole turbo, questo è il motore del Deltone fondamentalmente, 195 cavalli. Era una macchina spaziale e tra l'altro, se non ricordo male, era stata disegnata da un certo Chris Bangle, che poi è stato quello che nei primi anni 2000 ha rifatto le linee di BMW che ancora oggi continuano ad essere cavalcate. Certo, adesso le hanno un po' rimodificate con questi doppi reni giganteschi, però la manetta che ha rivisto in modo molto profondo le linee BMW è stata Bangle, che ha fatto tanta roba in Fiat oltre alla coupé ed è una grandissima matita. Tra l'altro sta facendo delle cose molto fighe, da panchine giganti che ci sono in Piemonte, le ha fatte lui per sua moglie. Adesso sono diventate un cult, fighissimo, grande Bangle. Ve l'ho già detto, adoro i DOT, che sono questi, perché hanno la ruotina davanti che è bella grandina, è un diametro leggermente più ampio rispetto a quella posteriore, la vedete, questo gli offre una bella stabilità, sono belli da guidare i DOT. Sono un po' di corsa, quindi adesso non riesco a farvela vedere, cioè magari una volta ci veniamo apposta, però questa, vedi? La casa di Galileo Galilei, top, abitava qua, il primo esperimento col suo telescopio l'ha fatto dentro quel portone lì, chiaramente non dietro al portone, l'ha fatto nella corte che c'è dietro al portone. Ok, molliamo il dottino e andiamo a prenderci la nostra Model Y, l'ho messa lì quatta quatta, a bassa ricarica, questa notte è la prima berlinese, fa parte del primo lotto delle berlinesi, è una macchina che in tutto e per tutto è uguale a quella che arriva da Shanghai, ma con alcune piccole differenze, perché non ci sono più cavalli, non c'è una guidabilità diversa, non c'è nulla di tutto questo, esteticamente è assolutamente identica, ma quello che cambia, l'ho scoperto perché me l'ha detto Bellatti, perché sennò non l'avrei mai saputo, scherzo, però qui sotto al parabrezza c'è una resistenza che scalda le spazzole, questo consente anche in inverno di avere di non rovinarle fondamentalmente, questo è un vantaggio soprattutto per i clienti che abitano al freddo nel Nord America. C'è la differenza e questa è sostanziale per quanto riguarda la parte di cappelliera, che su quelle di Shanghai proprio non si può nemmeno montare, una cappelliera che è magnetica, la vedete, ha un incastro magnetico e poi si muove avanti e indietro con questo meccanismo che non è che mi esalta, devo essere sincero, anche perché poi una volta che l'avete ripiegata così per caricare, lei sta giù, la vedete che sta giù, se stesse su in qualche modo, magari anche qua magneticamente, non lo so, però potrebbe essere diverso. Il bagagliaio è sempre enorme, c'ha un botto di litri, veramente tantissimi, ed è una macchina a frazionamento 40-20-40, strano tra l'altro per gli americani che puntano sempre su 40-60, e l'altra differenza, anche questa impercettibile, è roba da nerd, riguarda gli interni, perché qui dentro, un attimino che mollo anche lo zaino, qui dentro c'è una telecamerina per l'abitacolo leggermente più generosa, vedete? Questa qui ha una lente che è leggerissimamente più, più ampia rispetto a quella di Shanghai. Differenze di altro tipo non ce ne sono, questa costa 69.000 euro, in questo allestimento bombardone è 77, però adesso è arrivato il momento di andare perché sono le 9.49, tardissimo, dovrei essere 10.30 a Imola, non ce la farò maissimo, però faccio quel che posso. Face ID straordinario, andiamo a chiudere, eccolo qua, 11 ore, 46,4 kWh a 0,45, chissà quanto ho pagato, un botto, 46,4 per 0,45, ho pagato questa carica 20,88 euro, tenete conto che 46 kWh sono circa il 60% della batteria, quindi 20 euro sono 60% della batteria, quindi sono il 60% di 400 circa chilometri, 320-330 in autostrada e 400-450 se usata qui, città barra fuori porta. Comunque bando alle ciance, andiamo perché è tardi. Il cavo di ricarica su questa Y ci sta benissimo anche dietro, però io adoro metterlo davanti perché mi piace separare i luoghi, diciamo soprattutto delle auto elettriche quando c'è il frunk, però intanto questa la mettiamo qui dietro, però qui quando c'è il frunk è comodissimo perché i 95 litri che
prendono posto lì davanti, un po' stile carrera. Nessuno mi toglie dalla testa che questi qua hanno fatto la macchina ispirandosi alla Porsche, perché la linea del frontale con queste due gobbe ai lati è identica, e poi anche questa cosa del bagagliaio in mezzo è chiaramente una comodità, perché con la macchina elettrica questa cosa si può fare, ma è anche una ispirazione da sempre della 911 degli anni 60, la 911. Questa roba ce l'ha ed è francamente comodissima. È una è una vettura indubbiamente interessante. Ne stanno vendendo un pacco di Model Y, come ne stanno vendendo un pacco di Model 3, perché, adesso ve lo faccio vedere, è una delle macchine elettriche forse che si può vivere un po' meglio. Certo è che se fate come me ieri sera, vi sparate mezz'ora tra una cosa e l'altra, qui caricare, prendere il monopattino, andare a casa, eccetera. Se parcheggiate sotto casa, è che non ho da caricare, se no, capito, bisogna essere elettrocompatibili. Per avviare la macchina, io non ho la, diciamo, né la app né la, la chiave della Tesla ufficiale, ho questa card che è la seconda chiave delle Tesla, fondamentalmente, si appoggia qui in mezzo, eccola qui, e la macchina si avvia. Poi tutto il resto è praticamente identico, se non fosse che chiaramente non ho alcune abilitazioni per quanto riguarda il controllo di alcune funzioni, soprattutto ad esempio il controllo dei limiti della velocità, che invece è impostato da remoto dai ragazzi della Tesla. Si vede molto bene chiaramente nelle fasi di retromarcia, qui dietro questa Seat che mi ha chiaramente chiuso, ma poverina anche lei deve, perché deve ricaricare il suo essere plug-in. Però è una macchina in cui si vede sicuramente molto bene fuori, sia davanti che lateralmente. Dietro chiaramente questa linea molto cupeggiante limita quella che è la visibilità, ma con quel telecamerone lì francamente si vede molto bene. Col software nuovo, tra l'altro, beh, ve lo faccio vedere dopo. La cosa importante da farvi vedere è che parto con il 100% di ricarica e con 480 km stimati di autonomia, che sono quelli che vengono fuori dal consumo medio che ho avuto precedentemente, quindi direi che tutto sommato abbiamo una, un consumo medio abbastanza dignitoso, che ci può consentire di fare anche parecchie strade. Adesso lo vediamo. Partiamo da Padova, andiamo a Imola, non so quanta strada è, adesso ve lo dico, e poi tiriamo le somme di quanto abbiamo consumato. Per avere una pianificazione fatta bene dovrei aggiungere una tappa al mio viaggio, cioè dovrei dirgli che da Imola poi devo anche ritornare a Padova in serata, per cui aggiungo una tappa, metto Padova di nuovo, Padova. Questo mi consente di avere una visione del viaggio completamente differente, perché tiene in considerazione il fatto della presenza di supercharger vicino alla destinazione, e se non ce ne sono ti fa fermare prima, perché sa che poi devi ritornare indietro, e quindi ti fa arrivare a Imola con l'energia che poi ti serve per ritornare indietro e magari per raggiungere il supercharger, che è più comodo rispetto alla destinazione finale del viaggio, perché Imola in questo momento è una tappa mediana poi del mio viaggio di oggi, che è Padova, Padova fondamentalmente, quindi Padova, Imola, intermedio, e poi Padova di nuovo. Infatti adesso mi dice di fermarmi alcuni minuti, 25 tra l'altro, a Occhiobello, proprio per andare a ricaricare di nuovo la batteria fino al 74%, arrivo al 64% a Imola, e poi da Imola arrivo a Padova di nuovo con il 16%, quindi mi fermo solo la mattina. La sfiga è che mi conviene fare il contrario, cioè mi conviene fermarmi dopo, perché devo arrivare prima all'evento e poi posso pigliarmela comoda per tornare a casa, anche perché a Imola spero e conto che ci sia possibilità di ricaricarla un po'. Però teoricamente, secondo lui e secondo anche l'app BRB che ho consultato prima, la cosa migliore da fare sarebbe questa. Questo è che stasera a Padova arriverei col 16%. Questo significa che poi ho poca autonomia per muovermi lì in città, quindi mi devo fermare un'altra volta a ricaricare o a Padova o appunto a Occhiobello, devo caricarla di più fondamentalmente. Quindi appunto è tutta una questione di previsione di quello che poi devo fare oggi e domani. Però di fatto almeno una ricarica molto lunga o due ricariche devo fare, perché sennò non mi muovo. Ed è questo che poi ti manda via di testa, perché il viaggio di questa giornata io lo faccio, ma poi non è detto che stasera la macchina sta ferma, magari stasera la macchina mi serve, quindi devo ricaricarla di nuovo per uscire. Poi non è detto nemmeno che sono nella condizione di poterla caricare stanotte, perché a casa mia non posso ricaricare delle macchine elettriche pur avendo accesso
all'area della città questa benedetta macchina, quindi devo rifermarmi alla Eni, riprendermi il monopattino e ritornarmene a casa, hai capito? Cioè, da un punto di vista concettuale, sì, basta organizzarsi, da un punto di vista di vita pratica è una... non c'è niente da fare, è così. Che poi questa faccia le cose molto meglio, poi lo vedremo, fuori di dubbio, ma 100.000 volte meglio di tutte le macchine elettriche che ho guidato fino adesso, ma 100.000 volte meglio. Ne approfitto per utilizzare un po' l'autopilot di Tesla, che fondamentalmente è una versione molto addolcita dell'autopilot che esiste in America. Tra l'altro mi ha contattato recentemente un ragazzo che fa lo sviluppatore, un beta tester, fondamentalmente hanno in giro in America dei beta tester che utilizzano, diciamo, le varianti, dei piccoli galeazzini che utilizzano in anteprima le varianti di software che usciranno, e questo galeazzino mi ha detto che in effetti la variante europea è molto castrata, cioè questo software che gira qua sotto nasce per muoversi bene in America, quindi con strade di un certo tipo, con cartellonistica di un certo tipo, con un traffico di un certo tipo e con delle impostazioni di un certo tipo. Intanto metto la freccia e faccio passare quello che abbiamo dietro di noi. Come vedete, eccola qui un'altra delle novità di questo software, ma c'è in realtà in tutte, è il fatto che nel momento in cui vado a mettere la freccia, lo vedete a destra o a sinistra, eccolo qui, adesso faccio il sorpasso, mi fa vedere quello che ho all'interno della telecamera, utilizza le telecamere del Sentinel, fondamentalmente utilizza quello, e questo ti consente di avere una visione anche sull'angolo cieco dello specchietto, che è molto comoda e molto pratica. La prima a fare questa cosa, a dire il vero, è stata Hyundai, se non ricordo male, che utilizza queste telecamere facendole apparire all'interno della strumentazione davanti ai vostri occhi. Questa è una cosa molto pratica, molto comoda, visto che c'è, perché non farlo? Mancano pochissimi chilometri a Imola, veramente pochissimi. Abbiamo il 56% di batteria, quindi più o meno posso immaginare arriverò in autodromo dopo 160 km da Padova, circa, con il 50%, 46-47% di batteria, circa 50%. È un po' meno efficiente questa macchina rispetto alla Model 3, il CX è comunque molto buono perché parliamo di 0,23, quindi un CX molto valido, ma di fatto è una macchina un pochino più pesante, 100 kg in più, pesa 1950, è comunque più generosa da un punto di vista dimensionale, ha degli attriti che sono ovviamente diversi e ci sono tutta una serie di elementi che poi portano questa macchina a consumare un pochino di più rispetto alla sedan dalla quale deriva. Chiaramente quello che è spaventoso di una chiaramente quello che è spaventoso quando si hanno 544 cavalli è questa roba qua. Se arriva a velocità codice anche leggermente di più, con un'accelerazione fotonica, una coppia strepitosa, ed è una macchina comunque che ha 540 cavalli, 544, tantissimi, distribuiti tra l'altro molto bene tra l'asse anteriore e quello posteriore. Nonostante sia la performance, però in questa Model Y manca la funzionalità track. Peccato, perché è una figata. Sulla Model 3 forse ha anche più senso rispetto ad un SUV, perché con quella modalità l'ESP viene aperto, ci sono alcune possibilità di ripartizione della coppia tra le ruote, non solo davanti e dietro ma anche tra destra e sinistra, ovviamente si lavora con i freni per gestire certe cose, e la macchina resta imbardata esattamente dell'angolo che decidete, andando anche ad regalarvi qualche soddisfazione in termini di guida, guida che ovviamente su una macchina del genere, come vi dicevo, si sente essere diversa perché è influenzata dal baricentro più alto e chiaramente anche in curva, per quanto sia fatta bene la dinamica di guida delle Tesla, devo dire che è sempre fatta molto bene, però ovviamente viene influenzata da questo peso fotonico che è nettamente inferiore rispetto alle altre elettriche, ma è sempre molto alto. 11,20 euro 11,20 euro 160 km d'autostrada, ma per favore, tanta roba. Mamma mia, come fa a costare così tanto l'autostrada? NCSP, non ci siamo proprio. E questo è un monumento dedicato a Enzo Ferrari, bellissimo, perché l'autodromo si chiama Enzo Dino Ferrari. Sono parecchie, non una, parecchie F40, le vedete una sopra l'altra, guardate un po' che bellezza, troppo carine, che puntano verso il cielo. Ci sono diverse cose molto fighe, tra cui il museo Checco Costa, lo riconoscete perché c'è la foto di Senna
disegnata, e poi magari poi andiamo a vederla, anche se non ho mai avuto la forza per farlo. C'è la statua di Senna, bellissima, bella, poi magari andiamo a vederla, dai, se ce la faccio. Ma non perché non ho tempo, ma perché è dura, è sempre dura pensare a quel ragazzo che è morto qua. Tanta roba, veramente. Ok, siamo arrivati 52% di batteria residua, per cui ne ho consumata 48, sono partito col 100% da casa, 159 chilometri, di cui tutti in autostrada, praticamente tutti i percorsi, anzi non tutti, direi il 95-96%, perché poi abbiamo fatto anche un po' di strada qui in città, quindi direi comunque consumi molto buoni in relazione chiaramente alla tipologia di macchina che stiamo guidando. Ci prendiamo lo zaino e andiamo ad accreditarci all'evento di Mercedes. Per chiudere, non essendoci il gbz con la chiave, zac, c'è questa qui, vedi, la appoggi qui sul montante in questa zona qua e lei si apre e si chiude, poi per farla partire, come ho fatto vedere, devi dargli conferma dietro i due porta portabottiglie. Va bene, basta, mettiamo via tutto, andiamo. Comunque anche qua tanto male non siamo messi, Le giornate MG Driving Academy sono sempre piuttosto toste, perché chiaramente tanti concessionari portano i loro clienti. Hai la maglietta intonata alla macchina? Sì. Guarda che bella che è. Top. Che meraviglia, una black. Massimo Arduini, mitico. Intanto mi hai messo tu in macchina da corsa, quindi se c'è un responsabile del fatto che io ho iniziato a correre è Massimo Arduini. Tra l'altro qua Imola, ti ricordi? Sì, è vero. Con è una, certo. Allora, Driving Academy, tu sei uno dei responsabili qui della Driving Academy di Mercedes, giusto? Sì, esatto. La organizzi tu fondamentalmente, per quanto riguarda... Da 15 anni a questa parte. Da 15 anni a questa parte. Cosa si può fare all'interno di queste attività, e soprattutto una persona normale può venire qui e farla? Assolutamente sì. Allora, la Driving Academy è nata per inizialmente i possessori di MG, però uno si può anche iscrivere e in questo modo può appassionarsi a marchio MG, quindi provando l'esperienza con un MG. Quindi cosa deve fare? Viene sul sito MG Driving Academy, è un sito Mercedes, si iscrive e guarda i corsi. Abbiamo sei corsi in pista e poi ci sono quelli invernali che sono altrettanto belli. Massimo è una bravissima persona, un grandissimo PR, però bisogna tirargli fuori le parole al cavatappi. C'è Max che mi sta raccontando una storia, un tuffo al cuore, veramente, ha riacceso la C3 Max, che tra l'altro si chiama Max perché ti chiami Max te. Cioè era quasi pure, l'avessi fatta io. Quasi l'avesse fatta lui, grandissimo, ci ha corso tutto. Tra l'altro tuo figlio va come un razzo. Sì. Abbastanza, no, va molto forte, va molto forte. Ma forte, vabbè, ha vinto la gara, cos'era, Coppa Italia? Terza divisione Coppa Italia, gara 1 e gara 2. La C3 Max, fantastico. Sua che prova con la macchina. Bello, ma lui corre con le smartine, no? Con le smart, sì. Chi fa il trofeo delle smart? Un campionato italiano. È campionato italiano, il campionato italiano lo fa lui, ovviamente. Organizzo io. Ha creato la macchina, ha inventato il trofeo, è tutto. Arduini, se voi scrivete Arduini, è un mito delle corse, assolutamente. Fa tutto lui, praticamente. Piede pesante Lorenzo Facchinetti? Certo, pesantissimo. Soprattutto è caldo al piede. Ma lui, se voi guardate la sua carta d'identità, c'è scritto piede pesante come nome e poi Lorenzo Facchinetti di cognome, è vero. Va là, sì, più pesante il tuo. Ho visto il passaporto una volta. Più pesante il tuo. Oggi ci divertiamo. Quattro ruote, Lorenzo Facchinetti, grandissimo, grande amico, tra l'altro anche lui messo in macchina da Massimo Arduini in varie attività sportive. Abbiamo guidato le stesse macchine, le stesse, perché poi alla fine sempre quelle di Max. Sempre quelle di Arduini, le macchine, alla fine, quelle di Arduini e quelle della Seat. Però di fatto, insomma, ci siamo divertiti, è stato anche un gran bel periodo. Oggi siamo qui alla Driving Academy, dopo ti sfido, c'è qualche sfida da fare. C'è la sfida del cronometro. Dopo ti sfido. Dai. Allora, abbiamo fatto la conferenza stampa e sono delle iniziative molto fighe, chiaramente, che Mercedes fa per tutti i loro clienti. Guardate che roba, è una sorta di raduno fondamentalmente con un botto di MG che oggi si divertono in una delle piste più belle al mondo, perché Imola è una delle piste più belle al mondo. Chi è che sparmetti? Chi è che sparmetti? Tra l'altro questo è il 63 MG, quello vero. Questo è il motore, quello vero, quello aspirato. Ma cosa gli hai fatto? Perché non suona così normale, È originale, la versione performance. Ti si allunga il naso. È originale. Sì, originale? Sì. Quanti cavalli ha? 487. Era molto bella questa macchina, l'ho avuta anch'io in prova. Ho avuto una coupé, che era bellissima, però devo dire che la station wagon è giusta, una macchina molto bella da un punto di vista estetico, è ignorantissima. Occhio che sbielli, però, Che ferro avete? 45S? No, la
1,35. Vabbè, ti tratti bene uguale però, eh. Non sei messo male. Quanti? 45 o 35? 45. 35 è sempre buono, bravissimo. 45, ci siamo. Guarda qua quanta gente che si diverte. Oh, ma avete già girato a Imola voi? Vi piace? La prima volta? Avete già girato? Quanti turni avete fatto? Due. Due? L'arrivata a cannone. Ci sono anche ragazzi giovani e questa è la cosa bella. L'età media è molto bassa. Stavo dicendo che i raduni MG hanno abbassato notevolmente l'età media. E certo, perché però, sono io. Però c'è anche chi la alza. Grandissimo. Ecco. Come stai, Emiliano? Ciao, grandissimo. Ciao, 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 ciao. Presentati. Ciao, io mi chiamo Guido, sono un suo amico. Non Guido da... Meda. No, non Guido Meda, sono Guido, Guido Schittone. Schittone. Sono Guido Schittone, l'altra voce. L'altra voce, l'altra voce del motorsport, grandissimo. Italia 1 per un milione di anni, oggi... Freelance. E cronista di tutti i campionati italiani possibili e immaginabili. Tra l'altro grandissima cultura del motorsport. Che c'hai che... No, non è mia la macchina. Ah, ecco. Non ho mai guadagnato... Ma cosa sei venuto a fare? Sei venuto a girare? No, io sono giornalista. Sono un cliente di MG, io ho avuto MG, per cui ad onore mi chiamano a questi eventi. Guido è sempre il numero uno quest'anno e appunto fai anche Carrera Cup, come al certo, solito. Certo, sempre, Porsche Carrera Cup. Campionato combattutissimo. 37 macchine, anche per i professionisti sta diventando difficile, poi c'è il campionato italiano GT, 41-42 macchine, Formula 4 si sfioreranno le 45 macchine, insomma. Ma c'è grande successo, c'è la crisi ma l'automobilismo fortunatamente infatti, non la sa. Ti volevo chiedere questo, Guido, perché in realtà adesso in conferenza stampa abbiamo detto che MG è un marchio che sta avvicinando anche molti giovani, grazie. Sì. Per esempio alla 45, alla 35 eccetera, mi sembra che comunque anche nelle corse tutto sommato ci sia un ricambio generazionale, o sbaglio? Ci sono parecchi giovani anche GT3. Ma io devo dire che ormai sia il campionato italiano GT sia la Porsche Carrera Cup sono frequentati più da degli under 30 se non under 20 che da over 30. Certo. Ci sono tanti Vero. Giovani anche perché molti hanno capito che passare dal kart a arrivare in formula dopo è possibile? No, ci vai in formula, però dopo che cosa fai? Rischi che la certo. tua carriera si fermi tra la Formula 3 e la Formula 2, per cui conviene partire direttamente con le ruote coperte dove probabilmente puoi avere una carriera lunga da professionista. L'ha capito ad esempio Lorenzo Patrese. Certo, esattamente, fa bene. Molto grande Patrese, padovano, dove abito io, non come me, perché io sono vicentino. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Bella la GT Black Series, tanta roba, ma questa è sempre il top, l'SLS, ciao. Lì, bellissima, grande fortuna di essere a bordo di un ferro come questo. Ciao, ma giri in pista con questa te? Vediamo. Non dirmi solo questa. È il numero uno. Bella, bellissima. Seguo sempre. Grazie, sono molto contento che ci segui. Macchina veramente bellissima, quanto hai preso per averla? Un bel po'. Sei mesi, comunque è un paio d'anni fa. Ferro straordinario, complimenti. Chissà come va in pista, poi me lo racconti se ti becco di nuovo. Ciao, che meraviglia, bellissimo. Classe G con tanto di gancio traino, sempre al top, anche in pista. Procediamo in questa sessione. Andiamo alla scoperta di tutti i clienti di MG, girano anche io in classe E. Te che c'hai, oh, CLA? Beh, 35, l'hai bombardato però. 350. Ma però, no, buono. Scarico. Che sei, Mammudo? Magari. C'erano pure più macchine. È tua questa? Sì. Bella, bellissima. Hai già girato? Sì. Com'è? Bene, bene. Ti diverti? Sì. Bella Imola, vero? Bellissima. È la prima volta che fai una driving academy? Sì. Com'è? Sono pregati di presentarsi al box 25. Super organizzato. Per ora, finora. Hai pagato qualcosa? Per il momento niente, poi quando esce i 2000 euro. Ciao. C'è anche gente che gira con le QS, con l'elettrica. Queste immagino siano auto della scuola, non so se siano proprio le loro. Però vedi, è un bel raduno, adesso gireranno, poi faranno anche la mega parata. Un altro classe G, anche questo, un altro matto che si diverte sicuramente a mettere alla frusta una macchina che non nasce per andare in pista, ma poi con le correzioni della MG in qualche modo ce va. E poi vedi, tutto quello che è mondo MG con 4 cilindri, 6 cilindri, 8 cilindri, 10 cilindri, 12 cilindri, 16 cilindri, tutto. Allora, ciao. Avete già girato il primo turno? Sì, mi ho fatto la sessione da 25 minuti. Bello? Ti vedo infogliato a te, eh? Ti vedo infogliato. Un pochetto. Ah, voglia, ma... Niente da buttare. Sì, ci credo. Hai fatto il tempo?
Non l'ho visto. Adesso ce lo dicono. Ce lo dicono, come riusciamo. Ah, buono. Rispondere. Poi mi fai sapere. Va benissimo. Dai, gas. Dai, grazie. E anche bella, devo dire. Tra l'altro mi sei molto aggressivo perché mi viaggi in semi slick. Forza. È per forza, ma, non fai... ma lei va più veloce di te, però. Per forza. Sono imparata che si va piano, se non ho. No, forza. Ma ti ha insegnato lui a guidare o sei tu che insegni a lui? No, io insegno. Beh, ma ci credo, ma si vede che sei una giusta te. Bravo, divertitevi e a presto, a dopo. Grazie, ciao. Grande. Vi faccio vedere una cosa, perché ho guardato dentro questa sfera magica e sono riuscito a vedere che qui dentro c'è qualcosa di speciale. Adesso ve la faccio vedere. Entrato in questo tunnel segreto e cosa ci ho trovato dentro? La AMG SL55, quindi la nuova AMG GT, non fanno più le AMG GT, adesso fanno questa vettura spaziale, te l'ha in alluminio, sospensione multilink con i braccetti forgiati, cioè una roba assurda, motore V8 con due livelli di potenza 4,76 o 5,85, ma arriverà anche il 4 cilindri 2000 che deriva da quello della classe A, ma avrà un turbo elettrico che annullerà i turbo lag e soprattutto sarà un mild hybrid che consentirà a questo ferro di andare comunque forte e di avere anche una declinazione di potenza secondo me adeguata a quello che è l'indice di gradimento di un pubblico italiano che i V8, ma soprattutto per questioni fiscali, fa un po' fatica a digerire. Molto bella da un punto di vista stilistico, è stupenda anche a livello di interni, chiaramente realizzata con materiali assurdi sotto ogni punto di vista. Guardate un po' come è fatta, è una 2+2, dietro ci stanno due marziani, due bambini o due ragazze piccoline, vedete voi poi cosa preferite. C'è l'aerodinamica attiva, si può alzare ad abbassare questa ala e poi qui dietro, come vedete, gli scarichi del motore V8 vengono sparati ai lati di uno stampatore d'aria che è pensato per dare una pettinatina così ai flussi. In uscita ruote da 21 pollici, in questo caso Michelin Pilot Sport 4S di generosissima dimensione. Tenete conto che questa vettura ha la trazione integrale 305, 30, 21, davanti invece abbiamo una 275, 35, sempre 21 pollici con pinza 6 pistoncini e disco generosissimo per quanto riguarda le dimensioni. È sicuramente un oggetto fotonico da un punto di vista estetico, molto elegante, molto raffinata e assolutamente qualcosa che riuscirà ad aggiungere una pagina alla mitica storia della SL, ma anche alla mitica storia dell'AMG che da un bel po' ci sta facendo tanto battere il cuore, grandissimi. Mamma mia, quanto bella è la nuova SL, tantissimo, fotonica. Però adesso facciamo una cosa a cui ero già stato invitato precedentemente, devo fare una foto. Straordinario, quindi fammi bello, Riesci? Non so se ci riesce, proviamo. Aspetta che tiro dentro la pancia. Si è scattato, basta, facilissimo. Dove la stampa? Dove? Qua dentro? Ah, velocissimo, già fatto. Vedi? Non mi hai fatto bello come mi avevi promesso. Vabbè, niente. Si può sempre fare meglio. Si può sempre fare meglio. Ma anche fare peggio. Ma anche fare peggio, peggio di così non lo so, però in qualche modo ci si può provare forse. Qui sarebbe stata più bella, no? Non so come mai l'ha fatta là al buio. Qua è molto meglio. Me la faccio io da solo. È venuta bene? Ah, qua si respira l'aria pulita e l'aria fresca di montagna, vedi? Se tu giri con l'SL, succede questo, che il mondo diventa più bello, più pulito. Ah, si viaggia con il vento tra i capelli, top. Che meraviglia. Ok, adesso non ci rimane che andare a mangiare un boccone. Qui hanno fatto un luogo dove si possono fare appunto tutte le presentazioni, le chiacchiere e i briefing pre-pista, anche perché comunque sì, tutto bello, tutto facile, ma comunque siamo sempre a Imola con dei bombardoni che camminano. Mi dicono che non è ancora pronto, stanno buttando giù la pasta. Quindi andiamo, fra un po' c'è questo display all'interno del quale è possibile dare un'occhiata a quello che è il mondo AMG, quello che è il mondo delle personalizzazioni firmato AMG. Tra l'altro con questo cassottino montato sopra la macchina aerodinamico ci potete viaggiare fino a 305 km/h gonfi da roba. E questo è tanta roba, veramente molto figo da questo punto di vista. E poi c'è una visione di quelli che sono gli elementi che sono distintivi della AMG, quindi la safety car della Formula 1, forse quella precedente, forse sì, è la safety car di Ben Mailander, non so se sia quella che usano adesso, anzi no, perché è impegnata a Barcellona, quindi è un'altra safety car, probabilmente adesso l'avranno cambiata, non lo so che destino abbia avuto la safety car, comunque di fatto è
la base tecnica con la vettura, sia per le safety car ma anche per le macchine da corsa. Questa è una GT4 da competizione, questa è di Trivellato Racing, del mio amico Paolo, grandissimo. Vediamo se c'è la faccetta di Paolo come sempre da qualche parte. L'ha levata dalla livrea, bella però, no? Pure qua li stai insegnando, sì o no? Oh, ma come stai andando? Impegnatissimo. Bravo, però ha frenato giusto, eh. Devi tagliare sul cordo lì, bravo, vai, bravissimo. Bravo. Un incontro che racchiude una filosofia, uno stile di vita e soprattutto un fil rouge che ci lega, credo, tutti quanti con la passione per i motori, con le automobili che hanno un'anima e vogliono esprimerla nel loro migliore modo. Siamo il grande Guido Schettone, sempre il numero uno. Così è ancora meglio, eh. Un bicchiere per quello là dietro. Assurdo. Poi poco il dino si scioglie il grasso. Super. Mangiare abbiamo mangiato, bevuto abbiamo bevuto, adesso andiamo a giocare un po' di nuovo con le macchinine, qualche giro di pista, ma prima di scendere in pista vi faccio vedere un'altra cosa. Questa collezione fotonica di SL, non solo la ultima generazione, guardate che bella che è, V8 biturbo. Questa è già una 63, quella che vi ho fatto vedere prima è una 55. Che meraviglia! Bellissima, questa cambia perché ha i dischi in fibra di carbonio, a differenza di quelle di prima che ha i dischi in acciaio, guarda che robetta. E poi cambia anche nella lanciatura, più potenza, 580 cavalli, eccetera eccetera. Molto 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 bello. Max, questa è la macchina giusta per te. Questa è giusta per te, ti vedo io, sì, in giro con questa. È vero, è vero, comoda, perché alla mia età ci vogliono cose comode. Sì. E la Mercedes è l'espressione della comodità insieme alla performance, non solo lo stile. Non solo, sono d'accordo con te? Beh, qua, potresti scrivere quasi le cartelle stampa, ma è un lavoro che fai pure quello. E in più, però, mi chiedo sempre qui dietro chi ci sta, Max. Perché qui dietro ci stanno o due marziani, o due cuginetti, o due amiche. Allora, è fatta per avere un'omologazione 2+2. Sì. Chiaramente dietro è un posto ottimo per bagagli, sacche. Due amiche? No, non ci stanno. Non ci sta, non ci sta una, forse sdraiata, ma. Allora si va in tre. Max, tra l'altro ci sono delle SL qua straordinarie, anche questa è molto bella. A te lo so che non ti piaceva, però è proprio l'essenza del design. Quello assolutamente tedesco di quegli anni lì, secondo me è bellissimo. Mi piace molto l'ultima, quello sì, quella è molto bella, non mi è mai piaciuta. Ok. Mentre invece questa è straordinaria. Questa è un po' l'icona, se vogliamo, della sportività e dell'eleganza. L'eleganza e della bella vita, diciamo, del due cavolo, della prendere il sole, andare in Costa Azzurra, in Costa Smeralda. Questa per me è l'icona. Anche qua sono due o quattro amiche? Sempre due. Una dietro sdraiata. Eh sì, meraviglia delle meraviglie, guardate quanto è bella. Questa 500 SL è meravigliosa. Devo dire che anche questa comunque ha il suo perché. Però già qua si inizia a vedere un tocco di modernità che non è ancora, diciamo, percepito. Certo, le young timer vanno alla grande, lo vediamo, le valutazioni di questo genere di macchine come stanno salendo, però qua l'eleganza e il buon gusto sono delle cose che viaggiano di pari passo. Tra l'altro rossa con gli interni così beige, ciao, stupenda. Guarda che bella l'autoradio della Becker, Mexico, super. Qui siamo veramente al top, a Galeazzi gli fa un baffo la Mexico della Becker. Poi abbiamo una 280 SL, anche qui stesso discorso, guardate l'eleganza che hanno questi interni, la bellezza poi delle forme, delle linee di queste vetture, che comunque sono sempre super scofanate. La pagoda a 6 cilindri in linea, ha un 2.8 con 170 cavalli. Ciao, tanta roba veramente. Macchina bellissima. E poi invece qui ve la faccio vedere anche davanti. 8 cilindri, 5.000. Ciao, 231 cavalli. Pensate che da un 5.000 all'epoca tiravano fuori 200 cavalli, 230. Insomma, ma perché era quello? Serviva a coppia, serviva brrr, motore bello ruggentino, no? Invece qua abbiamo 6 cilindri in linea, un motore che ha fatto spesso Mercedes, 6 cilindri in linea, non è nuovo di questi anni, 190 cavalli, insomma direi che anche qua ci siamo. Detto questo, andiamo avanti, vi faccio vedere altre SL, che belle, madonna, sono meraviglie delle meraviglie, anche questa, questo colore,
stupendo, una 300 SL Roadster prototipo, una macchina del 1955, 3000 di cilindrata. Tra l'altro era caratterizzato dal fatto di essere inclinato di 45 gradi nell'installazione del motore, 230 cavalli a 5800 giri, esemplari prodotti 1858. Guardate la bellezza di sto ferro, mamma mia, cosa è bella, stupendissima. E tra l'altro anche Eugenio Blasetti, Mister Mercedes, ci diceva che è più bella da guidare questa rispetto alla variante chiusa, semplicemente perché la variante chiusa è un forno fondamentalmente, mentre questa conserva il piacere di guidare in plein air, quindi con il vento tra i capelli, con un po' di arietta così, e poi però la bellezza anche di questa vettura, guardate un po', questa ve l'ho già fatta vedere, meraviglia delle meraviglie, atomica. Tra l'altro qua si iniziava già a parlare di aerodinamica sopra, ma anche sotto, perché è tutta carenata anche sotto questa coupé di gabbiano. Guardate un po' queste porte, 6 cilindri in linea, anche questo girato di 45 gradi, 215 cavalli a 5800 giri e 275 Nm di coppia massima. Iniziavamo già ad avere dei motori belli sostanziosetti da questo punto di vista. Guarda un po' che roba, ciao 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 proprio. Thomas Maccabelli, uno dei più bravi fotografi al mondo, bisogna dirlo, sei uno dei più bravi fotografi al mondo. No, fatemi giro, perché sì o no? Fa sempre la MotoGP, se guardate bene quando arrivano i piloti eccetera, lui è quasi sempre lì a scattare le foto sopra il podio, fai parte del giro di Gigi Soldano. Eccolo qua, vedi, Milagro, grandissimo, anche ciao Gigi, numero uno. Oggi sei qui, beh, sei chiaramente un fotografo per questo evento. Se dovete farvi fare delle belle foto, contattatelo perché è il numero uno. Nell'attesa di tornare in pista, anzi di scendere in pista per la prima volta, sono tornato qui all'IWC perché mi piacciono come orologio, non c'è niente da fare, e sono venuto a vedere un po' che cosa c'è disponibile. Questa è un'edizione limitata con Petronas, sbaglio? Sì, è la Mercedes AMG Petronas Team, il orologio che abbiamo fatto specialmente per l'equipo di Formula 1. Che particolarità? Allora, intanto come si chiama il modello? È il modello MAP Mercedes AMG Petronas, okay. È della collezione Piloti, 41 mm in titanium. Ok, quindi è molto leggero. Molto diciamo. Leggero. Ah, con la cassa. Con la cassa aperta esattamente. Bello, movimento di manufattura. Movimento di manufattura, lo fate sì, voi sì, questo. 100%. Okay. Il non era trapante. No, non era trapante. Il cronografo pilot, okay, con day date, la data e il giorno. E anche viene con un sistema qua di easy change strap, okay, quando possiamo così. Ah, ci vuole il cinturino apposta dell'IWC se vuoi cambiare. Esattamente. Ah, che bello. Viene con un cinturino vedi com'è qua fatto. Di... Bello, sì, tecnicamente molto bello, veramente sì, bellissimo. Ah, vedi, poi fai zac, esattamente. Bellissimo, che bello. E poi invece qui in esposizione hai sempre dei pilot. Sì, quindi sono i pilot Top Gun, che si chiamano Mojave, come okay, il deserto, certo, all'America, che sono i dove la scuola Top Gun. Qua è un calendario perpetuo, e alla sinistra un Big Pilot. Anche questi qui sono 45? 45, esattamente. Con una riserva di carica di 7 giorni, quindi abbiamo già una riserva di carica direi notevole. Resiste a fino a 6 bar di pressione dell'acqua. E poi c'è questo colore appunto sabbia, che è veramente molto bello. Parte del cinturino è di gomma, sbaglio? Esattamente, di gomma e di gomma qua, sì? Di qua di fabbrica. Ah, vedi, bello. Sì, sì, sì. Bellissimo. La fabbrica che hanno i piloti, gli avioni sugli cinturini. Di sicurezza. Esattamente. Molto bello, altra gamma, sempre della gamma Pilot, anche queste, siamo sempre 45 mm. Fate dei diametri sì, abbastanza generosi, vedo sempre. Anche alla destra è uno degli primi Top Gun, che è 48. Questo è più grande, sì, in sì, effetti. È più grande, è nero. Di qua abbiamo acciaio in ceramica, con una edizione speciale che è qua. Eccolo qui, guarda che bello che ha il polso indossato. Polso. Bellissimo, molto bello. Blu. Prezzo, dai, dimmene uno, non si può dire, ma dimmene uno. Questo, ma sì, posso dire poi, è 35.000. Ok. Quindi per una complicazione come il calendario perpetuo, sì, con double moon face, è veramente un prezzo, diciamo, unico nel mercato. Bello, complimenti, bravi. Oh Loba, devi fare il record della pista, te lo dico. Ti adesso ti cronometro. Va bene? Contrariamente a quanto mi aspettavo, non farò un giro sulla A, perché serve per un'altra attività. Siamo arrivati un po' lunghi.
però mi sparo due giri su questa. Meglio, meglio così e vai. Ed ecco il volante della nostra MG GTR. Mamma mia cosa spinge. Fantastica, 585 cavalli, telaio in alluminio, freni carboceramici, ma soprattutto un motore in grado di spararci a 250 km/h. Iniziamo a frenare, iniziamo a spingerci verso la variante Delta Murello. Peccato che non c'è più il curvone come quello di una volta, ma comunque qua è diventato un punto molto selettivo. Stiamo belli larghini e poi ci tuffiamo verso la nuova Villeneuve, che se la levano non fanno altro che un favore a questa pista, perché la Tosa poi ritorna ad essere il tornante che è sempre stato. Ci tuffiamo dentro e facciamo scorrere un pochino la macchina fuori, vai. Che meraviglia, bellissimo, uno sterzo precisissimo, un telaio fotonico. Sono sicuro che da questa esperienza in AMG hanno tirato fuori una SL in grado di ripetere le prestazioni entusiasmanti di questa vettura, che nasce per far vedere cosa è in grado di fare Mercedes, ma soprattutto AMG nelle macchine ad alte prestazioni. Cambio super sonico, super veloce, andiamo a tuffarci dentro la piratella. Questa è una curva molto 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 difficile, qua c'è anche un pelino di aerodinamica volendo, ma è una curva molto selettiva che tende a spingerti fuori e ovviamente risulta molto 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 difficile. Anche qua acque minerali, siamo al top ragazzi, qua siamo nella vera storia del motorsport. Giù tutto è un po' chiusina di impostazioni, ma non c'è neanche il tempo per andare a modificarle. Questa è una chicane bastarda, perché in realtà finisce qui, bisognerebbe saltare sopra, ma ho rispetto delle macchine della scuola. Ma io quella lì adesso sono con te, ma la staccata la finisco solo a due. In realtà si fa così, è che non so tu me lo sembra oggi fare. Ma sappiate che qua si va giù a cannone, si inizia a frenare dove c'è il ponte. Se avete una macchina che frena bene, potete frenare anche quando avete le ruote dritte. Meraviglia, entusiasmante a bestia, mi piace da matti l'AMG GT. Questo diventerà veramente un pezzo da collezione, perché è una macchina che ha la sua voce, ha la sua prestazione e sa fare molto bene le sue cose. Top, grazie. Gliel'ho scaldata per Benino, tutto a posto, ho fatto il pieno, ho scaldato le gomme, mi raccomando, la tratti bene. Ceramici, freni. Ah, freni molto subito. Bene, sì, frena subito. Sembra un disco in acciaio, quelli giusti, sì. Però frena forte. Quindi lei schiacci e poi va. E lei si ferma. Apriamo questa opera meravigliosa, che è un po' l'omaggio di questa giornata. A tutti l'avete regalata questa. Sono le più veloci. Beh, sono le più veloci, giustamente. Attenzione, bellissima è la nuova Mercedes SL, che grazie alla sua velocità e non certo grazie alle mancanze della verniciatura di Falterbach perde il suo colore, diventa una freccia d'argento, vedete? Grazie alla velocità, beh, è un'opera straordinaria, questa va in ufficio diretta. L'altro omaggio straordinario di oggi è questo. Si chiama Fiorissima. Che meraviglia, fammi vedere se fa brum brum davvero. È solo da ricaricare. È da ricaricare? Mm-hmm. Praticamente se la ricarichi in teoria fa brum brum. Vediamo. C'è l'altoparlante dentro. Sì, ma va ricaricata. Ho capito, la tarocca. Allora, giornata finita, mi sono divertito troppo. Se potete iscrivetevi a queste giornate, perché sono tanta roba. Mi rimane che bere qualcosa e poi ripartire. Risaliamo sulla Teslina, 277.000 gradi Fahrenheit, anche perché oggi è realmente un giorno molto caldo, veramente un giorno molto caldo. Andiamo ad impostare il navigatore, Padova, stazione, va benissimo. Allora, secondo lui potrei arrivare a Padova 157 km, un'ora e 43, arrivo alle 18:15 e arriverei con 6% di carica, però come dicevamo una ciucciatina a ricaricare gliela devo dare per forza, quindi almeno 20-25 minuti a occhio bello. Io voglio fermarmi. Non ce l'ho fatta ad andare a vedere Senna, avevo voglia di andare a vedere la statua, ma da quando l'hanno fatta non ci sono mai andato, lo sapete, non ci sono mai andato. E avevo una mezza intenzione di andare oggi anche per condividere con voi il momento, ma non so, non me la sono sentita, non so perché. E questo è il fiume, vedi, Santerno. Lo faccio vedere, eccolo qua. Guarda che bello, dai. E il Santerno, vedete che fa quella curva verso sinistra? È esattamente la curva del Tamburello, vedi? Gran parte della pista
di tutto il rettilineo dei box e tutto il rettilineo della pista segue il profilo del fiume. Ed è per questo che si ha quella sensazione di andamento naturale nel rettilineo di Imola, proprio perché è pensato in questo modo qua. Usciamo qui a Occhiobello, sì, a Occhiobello, andiamo su carte. Ce la facciamo. Grandissima la Duster, la mia macchina preferita in assoluto. Siamo in direzione Supercharger, Occhiobello. Ce la facciamo? Sì, di qua. Di qua, sì. Sì, eccolo qui. È qui. Molto bene, ci siamo. Guarda che bellini che sono, eccoli qua. Tac. Allora, adesso vi faccio vedere quella che è di fatto una delle differenze più sostanziali tra il mondo Tesla e il mondo di tutte le auto elettriche. Intanto vediamo di concludere la nostra manovra senza cecchinare un supercharger. Mi spiacerebbe molto. Perfetto. Mettiamo in parking. Faccio con voi, facciamo in diretta. Siamo al 26%, siamo partiti da Imola e appunto abbiamo fatto un po' di strada. Viaggio, vediamo. Consumo viaggio. Consumo medio, eccolo qua. 114 km stima ancora di autonomia, 183 watt-ora la media. Comunque avrei ancora 127 km, ce la farei tranquillamente ad arrivare fino a casa, ma appunto mi serve la macchina un po' carica domani, quindi gli diamo una pompatina. Stacchiamo la nostra presa, questa qui double, bottoncino, tac, vedi, si apre la spina, facilissimo, vedi, tac, e la macchina incomincia a ricaricare. La cosa bella è che non ho tirato fuori Apple Pay, Telepass Pay, carte di credito, log vari, eccetera eccetera. La macchina viene riconosciuta automaticamente dal sistema di ricarica. Ovviamente all'interno del mio user ho la carta di credito, quindi ogni volta che io vengo a ricaricare, chiaramente tutto quello che consumo, tutto quello che ricarico viene poi inserito automaticamente nel mio conto, nella mia carta di credito, per cui ci siamo. E tra l'altro ci si muove anche con tariffe preferenziali rispetto a quello che può essere un normale sistema di ricarica di altri operatori. Andiamo a vedere, si sta caricando a 750 km l'ora, 123-124, partendo con la batteria 28, non è che sia il massimo della vita, anche questa difficilmente fa vedere dei valori molto 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 elevati, vediamo se si alza un po', ma insomma al 30% caricare a 124 è un buon risultato certamente, ma poi dipende secondo me da 1,5 milioni di fattori più o meno. Comunque stiamo andando. A questo punto me la faccio passare un po', gioco un po' con le feature fighe di questa macchina, quindi andiamo su Theater, andiamo su YouTube, voglio vedere il video di Matteo, quello del carri armati, che è troppo figo. Ciao a tutti da Matteo Valenti e bentornati in una nuova puntata dedicata ai mezzi speciali. Oggi scopriremo tutti i segreti e le potenzialità della Blindo Centauro 2, il nuovo fiore all'occhiello. Tra l'altro chiaramente la visualizzazione è in super HD e sto italiano. Guardando il video, tra l'altro con l'impianto audio suona veramente molto bene, non l'avevo mai notato, e la visualizzazione in 4K, quindi Full HD 4K, tanta roba, si vede da Dio, madonna, si vede benissimo, troppo bello sto schermo. Certo, preferirei vederlo a casa mia, magari arrivando mezz'ora prima, però questa è la vita dell'auto elettrica, per cui in qualche modo te la fai passare. Cambio automatico, posso anche decidere di mettere alcune marce manualmente e un pannello di controllo su tutti i sistemi del mezzo, in particolare sulle batterie. Sono fermo da circa una ventina di minuti, la velocità di ricarica è scesa, siamo a 70 kW, la potenza di ricarica, stiamo viaggiando a 420 km l'ora e ho ricaricato 37 kW. Sono fermo da circa una ventina di minuti, qualcosina di più, 21-22 minuti. Mi sono guardato tre quarti del video di Teo, bellissimo, poi lo finirò a casa, però adesso è il momento di andare. Allora, è altrettanto semplice scollegare la vettura, zac,
teoria, quello qui, ripongo da bravo bambino l'aggeggino e il pannellino, come avete visto, si è chiuso da solo. Siamo pronti per partire. Andiamo, che è tardi. Ho ricaricato il 74%, per cui dovrei essere con 355 km di autonomia e soprattutto mi dovrebbe bastare tranquillamente per arrivare a Padova, un via anche per avere energia. Domani, quindi Padova, Zac, vai e siamo a posto, così diamo anche una monitorata. Mancano 66 km. E ne ho anche per i prossimi giorni. Comunque una cosa che si impara molto bene con le auto elettriche è il valore dell'energia, un grosso tema questo della nostra vita, di questo periodo storico della società fondamentalmente, e devo dire che il fatto di rimanere sempre fermo così tanto per ricaricare l'energia all'interno della vostra automobile, cosa che con l'auto a benzina, ad esempio l'auto a gasolio, viene banale, scontato, è normale buttarci dentro 50 litri di benzina, però che valore hanno quei 50 litri di benzina? Hanno il valore di 2 minuti di pieno e di quei 60, 70, 100 euro che si spendono per fare il pieno alla vostra vettura. Qui invece chiaramente l'attesa, che è dovuta ovviamente a una difficoltà tecnologica da parte delle batterie nell'assorbire più energia rispetto a quella che può essere fornita dalla colonnina, trasmette anche un'idea di quello che è il valore dell'energia che andiamo a stivare all'interno del pacco batteria, e questo può anche dare una mano così a diventare un po' più verdi. So che è un discorso un po' particolare, però si pone anche grazie a queste fatiche, a questi viaggi impostati su fogli Excel, però si inizia a cogliere anche l'aspetto legato alla lampadina che consuma 150 watt al posto di quella che ne consuma 5, usare più o meno l'acqua in modo corretto, tutte queste cose qua che magari con un'automobile tradizionale appunto si danno per scontato. Comunque si pensa che l'automobile normale, boom, e vai, invece con questa la fatica per fare quell'energia è abbastanza simile a monte, ma poi chiaramente la fatica che fate voi per farla comunque ti trasmette qualcosa che può essere utile anche nella vita normale. Ok, sono arrivato a Padova, più o meno dove devo arrivare, media 203 watt-ora per chilometro, quindi negli ultimi 50 km ho consumato relativamente poco. Si riescono secondo me a fare circa 320-350 km con un pieno di energia viaggiando a 130 km orari, forse anche qualcosina di più, soprattutto se non si è vincolati al discorso di dover utilizzare molto l'aria confezionata anche se l'aria confezionata in questa macchina consuma poco, perché è una vettura con la pompa di calore, è dotata di pompa di calore, per cui costa poco in termini energetici. Comunque mi stupisce il fatto che l'autonomia è molto elevata, è abbastanza simile a quella della Model 3, sarà per l'aerodinamica, sarà comunque per l'efficienza di tutto il sistema. E questa berlinese Tarantula, così l'hanno chiamata i ragazzi di Tesla Italia, devo dire mi stupisce come sempre, andando a portare in un mondo SUV di segmento D quelle che sono le caratteristiche di una Tesla Model 3, che già di suo è molto efficiente, ma qui porta con sé anche tanto spazio per la famiglia e alcuni piccoli aggiornamenti che possono essere molto interessanti per chi attendeva la Model Y, però quella di Berlino appunto con le modifiche. Detto questo, aspettiamo anche di vedere cosa arriverà da Berlino con le Tesla mega forgiate quelle realizzate con la Giga Press. Gran parte delle strutture portanti della vettura verranno realizzate in un singolo pezzo, per cui molte meno saldature, molti meno incollaggi, e tutto questo permetterà alla vettura di pesare ancora meno, quindi questi 1950 kg diventeranno ancora meno e l'efficienza, l'autonomia anche con questo pacco batteria da 75 kWh aumenterà, e aumenterà anche quando arriveranno le batterie 4680, perché 46 diametro, 80 di lunghezza, contro sono 2170, questo non ricordo quanto è, ma dovrebbe essere 2170, tanta roba, inizia già a essere un livello notevolissimo. In più, come avete visto, ricaricare è un attimo, bisogna sempre muoversi in advance rispetto
alla vostra vita, bisogna sempre essere dei piccoli calcolatori Excel per pensare a cosa farete nei prossimi giorni e quando e quanto vicino starete a una possibilità di ricarica, ma realmente è una macchina elettrica che consente di avere meno pressioni da un punto di vista di difficoltà di ricarica rispetto a tutte le altre elettriche che ho guidato in questo periodo, grazie appunto anche alla rete di Supercharger che funziona benissimo ed è molto facile da usare. Con tutto questo, anzi, sono un po' stanco, scusate. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook, naturalmente su automoto.it, vi ho la passione per l'auto e full gas sempre, anche se devo dire che quella MG GTR a Imola, tanta roba. Ciao.